La parodontite può ridurre le probabilità di concepire. A sostenerlo è una ricerca della University of Western Australia condotta su un campione statisticamente significativo, oltre 3.000 le donne coinvolte. Si è osservato che le pazienti affette da questa patologia, comunemente nota come piorrea, hanno impiegato in media più di 7 mesi per rimanere incinte contro i 5 delle altre, una differenza di 2 mesi che è lo stesso range negativo registrato per le donne affette da obesità. La parodontite è una infiammazione dei tessuti gengivali che può portare in tempi più o meno rapidi alla perdita dei denti. La pratica clinica evidenzia una sua correlazione anche con problemi durante la gravidanza, come microaborti spontanei e parti prematuri. È fondamentale perciò conoscerne le manifestazioni precoci, a partire dal sanguinamento delle gengive, sintomi che nelle gestanti, per effetto del cambiamento ormonale, risultano in genere più evidenti. Diamo il benvenuto al dottor Francesco Saverio Martelli, medico chirurgo e odontoiatra. Ben arrivato, dottore. Buongiorno. Che cosa c'entrano le gengive con la fertilità? Apparentemente poco. In realtà i batteri che provocano la parodontite e che quindi danno questa infezione importante nei tessuti del cavo orale, che può portare fino alla perdita dei denti, dalla bocca si spostano, non rimangono fermi in bocca. Possono entrare migrare. In circolo, migrare e localizzarsi in sedi anche molto lontane. Questo fenomeno si chiama batteremia. I batteri quindi viaggiano nel sangue, viaggiano anche facilmente. Quindi, si sapeva che una volta si fissavano appunto nell'apparato cardiovascolare, nell'apparato respiratorio, e potevano causare dei seri danni. Sì, queste sono già acclarate, così come si sa che c'è una correlazione molto importante col diabete, sia nel senso che il diabete facilita la parodontite e viceversa. La parodontite facilita all'insorgenza del diabete, addirittura. Sì, addirittura. Quindi noi avevamo già avuto delle avvisaglie come clinici del fatto che c'erano davvero forti correlazioni anche con tutta la parte riguardante la gravidanza e le sue complicanze. Quindi già la letteratura negli ultimi 10 anni aveva pubblicato articoli importanti che mettevano in correlazione la parodontite delle giovani donne in gravidanza con la nascita di bambini prematuri, la nascita di bambini sottopeso. Ma quando a luglio è uscito questa notizia su questo articolo dell'Università Australiana, abbiamo un po' ricompattato i pezzi del puzzle. Abbiamo visto, facendo una valutazione retrograda su tutti i casi che abbiamo trattato, che c'erano veramente queste correlazioni con la Senta, dottore, infertilità. Nella sua pratica clinica le è mai capitato di avere a che fare con casi di questo tipo, cioè con donne affette da parodontite che poi hanno avuto difficoltà ad avere bambini? Sì, sono successe. È successo più volte di trattare casi del genere, ora me ne vengono in mente 3. Il primo, quello di una giovane donna affetta da parodontite aggressiva, che è quella che porta alla perdita dei denti se non si interviene molto subito, velocemente. Subito. Molto velocemente. Questa donna si portava dietro la parodontite da più di 15 anni e non riusciva a rimanere incinta. Curata la parodontite, nel giro di poche settimane la signora ha avuto. E altri 2 casi a cui si riferiva sono casi analoghi? Sono casi comunque dove c'è in ballo una complicanza importante. Un'altra giovane donna di 30 anni con il primo bambino nato prematuro e sottopeso, e la seconda gravidanza gemellare con un bambino nato morto e il secondo bambino appunto a 6 mesi prematuro con gravi complicanze neurologiche e respiratorie. Dottor Martelli, abbiamo parlato della infertilità femminile e del rischio che questa aumenti se si ha la parodontite, ma la stessa cosa vale anche al maschile? Allo stato attuale non abbiamo dati a riguardo. Non ci sono dati che segnalino cose del genere. Come si tratta la parodontite? Questo è un discorso abbastanza lungo. Io posso dirle come la trattiamo noi. Noi la trattiamo con un uso combinato del microscopio operatorio e del laser, facendo una diagnosi molto accurata con test di biologia molecolare e di genetica. Per prevenire la parodontite basta, è sufficiente fare una buona pulizia del cavo orale, insomma usare bene lo spazzolino
e il filo interdentale? No, assolutamente no. Noi allora facciamo molte campagne di prevenzione e proprio nel momento in cui ci siamo accorti di questa correlazione abbiamo fatto campagne di prevenzione proprio per le donne in gravidanza, offrendo un controllo gratuito, una seduta di igiene, di prevenzione gratuita. Ecco, ci indica, ci indica come si fa, a parte a mettere sull'avviso chi viene nel suo studio, ma insomma... Beh, noi consigliamo almeno un paio di volte l'anno un controllo da uno specialista, almeno un paio di volte l'anno un controllo con una seduta di igiene, e nel momento in cui insorgono i primi sintomi, quindi il sanguinamento, la sensibilità... Ma si interviene delle farmacologicamente gengive? No, purtroppo no, non c'è un intervento farmacologico, perché i batteri non sono raggiunti dai farmaci, né locali né somministrati quindi per via sistemica. Quindi bisogna intervenire in via chirurgica? Diciamo, bisogna intervenire localmente. Localmente. Bene, grazie allo specialista che è venuto qui a trovarci, Francesco Saverio Martelli, insomma prevenire è sempre meglio che curare. Che curare.